Bentornati su Football Manager 2018, bentornati alla mia prima stagione come allenatore. Un allenatore completamente incapace, senza nessuna capacità, perché non ho neanche ancora un patentino, ma quello spero arriverà alla fine di questa stagione. Un allenatore che però la volta scorsa per 5 minuti fottuti ha perso l'occasione di agganciare il Matavera, che è attualmente prima e dominatrice in questo campionato delle Isole Cook. Perché avessimo vinto questa partita che vedete qua in alto, invece di pareggiarla, saremmo riusciti a ottenere ciò che volevamo. Ma una mia impressione, a me sembra che sia tornato tutto piccolo. Ma scusate un attimo, personalizza. Interfaccia. No, personalizza, generale, scusatemi. Perché continua a ridurmelo ogni volta che devo iniziare me lo riduce a più piccolo? Poi mi dite che non si vede, avete pienamente ragione a dire che non si vede. Su col cambiamento skin. Eccolo, così si vede decisamente meglio. Quindi sappiatelo, il gioco ha deciso che non gli piace vedermi giocare. Allora, purtroppo questo vuol dire che sarà molto molto difficile, anzi praticamente ormai è impossibile agganciarlo. Mi avete chiesto di vedere un pochettino le statistiche del campionato, a parte il campione in carica che sono il Puaikura che attualmente sono terzi e da cui dovremmo guardarci per mantenere almeno la seconda posizione, il primo come gol fatti è Sam Margetz del Tupapamare Ronga, che ci aveva già fatto un rischiato di farci il culo a strisce quando giocava contro di noi, era una specie di freccia infermabile. Allora, vediamo un attimino. Mike Lewis è buon partita principale due volte. Il Matavera credo abbia fatto quasi tutto sulla difesa, 6 volte porta inviolata su 10 partite, è bello che noi invece siamo riusciti a segnargli ampiamente. Sono comunque statistiche molto base perché il campionato è veramente molto 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 piccolo. Allora, tra poco dovremo avere la prossima partita e dobbiamo riniziare a parlare di tattica. Mentre i giocatori ci vengono chiamati per le nazionali, ci dovrebbe essere una sosta nazionale subito dopo la nostra partita, tra l'altro. Il Tottenham ha battuto il Manchester City? Aspetta, 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 aspetta. Prima di tutto ci sarà Matavera, Tupapamare Ronga. Insomma, l'ultima chance che abbiamo di provare a vederli perdere, perché altrimenti non ce la faremo. Vabbè, un giocatore di qualità. Assolutamente la squadra sta giocando con una grande sicurezza. Non ho problemi tipo circa la nostra tenuta mentale. Meritano rispetto, anche se in realtà sono ultimi e fanno cacare. Allora, vediamo un attimino. Oh, finalmente c'è la partita. Diciamo che se vincono questa. Oh, ci danno addirittura in TV. Se vincono questa è finita. E l'hanno persa! E l'hanno persa! 3-0 del Tupapamare Ronga contro il Matavera. Che fanno quello che non siamo riusciti a fare noi. Quindi con due partite in meno, 6 punti sotto. Tenendo presente che temo. Storia. Note. Come cazzo faccio a vedere le regole, porco cane? No, voglio vedere le regole. Sommario. Regole. A parità di punti, la differenza reti. Aspetta, ma allora forse come differenza reti siamo messi meglio. Pensavo agli scontri diretti. Differenza reti siamo a più 2 rispetto a loro. Quindi in realtà aspettate, a parità di punti vale la differenza reti, credevo agli scontri diretti. Oddio. Dovessimo vincere le due che ci mancano, potremmo giocarcela fino alla fine. Minchia, adesso non facciamo cazzate, eh. Incredibilmente ci potrebbe essere un recupero. Ci stava che perdessero contro il Tupapamare Ronga. Non so neanche contro chi giocheranno. Vabbè, ce ne preoccupiamo se vinciamo la prossima partita. Iniziamo dalla nostra di formazione. Allora, manterrei Robertson davanti senza problemi, mentre manterrei Morris Masters al posto di Taringa. No, perché fa pettare. Allora, no, aspetta, rimettiamo Taringa, va. Dove cazzo è finito Taringa? Qua. Lasciamolo così per ora. Allora, mi avete chiesto perché non passo per vie centrali. In realtà io passo per vie centrali, è esattamente la strada che faccio. Non sfrutto le fasce perché non ho terzini, che sarebbe una cosa molto bella, ma non ho terzini, quindi non posso sfruttare le fasce. E quindi così. Va bene, e quindi andiamo a giocare la partita, va. Manterrò Robertson davanti perché sono convinto che sia la punta che ci serve. Per quanto lui se sia uno spettacolo, è uno spettacolo, penso, soprattutto quando entra a partita in corso. Forza, ragazzi, possiamo allungare la nostra striscia vincente. Contentissimo solo Robert Au. Molto bene, molto bene. Andremo in campo a fare il nostro lavoro.
In realtà è una partita realmente importante perché se con questa bassa definizione dovessimo riuscire a vincere, potrebbe essere un gran risultato e potremmo veramente aspirare un pe a provare ad agganciarli. Tangapiri, Masters, Tangapiri, larghissimo per Teina, che però è in fuorigioco. E vabbè, questa era l'azione di battere Savage. Williams, largo per Enjoy, pallone in mezzo, vediamo di liberare, bravissimi Manuel, Teiva, Raerongo, Enjoy al volo! Ma che cazzo di gol abbiamo preso? Come si è infilato lì dentro? Come si è infilato lì dentro? Allora, se ci prendono in velocità lo capisco, ma su difesa posizionale no. Raerongo. C'è proprio stato un buco. Credo sia Tau quello lì che se l'è bruciato, no. Sarginson. Pallone lungo, dopo 2 minuti essere sotto una partita che dobbiamo vincere a tutti i costi non va bene. Anche non per puntare al primo posto, ma anche semplicemente per mantenere il secondo. Questa è una partita da vincere. Non possiamo giocarci le ultime negli scontri diretti al volo così. Marama. Stiamo subendo abbastanza. Forse era meglio partire con contropiede, non subito come offensiva, ma contavo che essendo una squadra decisamente più debole avremmo fatto meglio a partire potenti. Masters, Tau, Teina, ribaltala in mezzo. Sì, però dove c'è qualcuno, non sul portiere. Ma non andiamo bene in questa azione, andiamo bene nelle azioni in realtà veramente noi di contropiede. Andiamo a sfruttare un po' di contropiede. Angamentua, Robertson che porta avanti il pallone decisamente meglio di Lewis. Taringa, Tau. Enjoy, possono ripartire di nuovo. Ci ribattono in contropiede. Marama al volo. Mamma mia, meno male che il portiere sto giro ce l'ha fatta. Cercherò di passare meno tempo nella schermata tattiche, ma più che altro di mettere in pausa quando cambio la tattica. Questo mi sembra la cosa migliore. Evitiamo di perderci gol. Tere Api, ci stanno schiacciando. Williams, Tangapiri. Rimanda via. Vabbè. Stiamo subendo di moltissimo. Proviamo a ripartire con contropiede. Nagamentua, Tangapiri. Ngametua. Continuo a pronunciarlo in maniera diversa ogni volta. Tetava. Manuel. Bravissimi, così recuperiamo. Masters. Dentro per Teina. Teina controlla. Ma come, cosa ha sbagliato? L'aveva anche controllata abbastanza bene. L'aveva anche controllata. Vabbè. Calcio d'angolo. Non abbiamo grossi saltatori, credo. Teina al volo, Masters. Era riuscito a dargliela, ma è stato ribattuto. Taringa, che tira come al solito alle stelle. Taringa credo abbia una media di 86 tiri tentati a partita, perché tira da dovunque. È il sedicesimo. E non stiamo recuperando. E non stiamo recuperando. Perché non stiamo recuperando? Gamentua. Tangapiri. Masters. Ah, oh, Matangi che si fa recuperare così. Marama, vediamo di rubargli sto pallone. Enjoy, Madonna che botta che ha tirato. Meno male che il portiere c'era. Tau recupera il pallone. Che botta che ha tirato. Perché tutti gli attaccanti sembrano più forti dei nostri? Tipo Marama, no, è una sega. È una sega di attaccante. Perché sta facendo il fenomeno contro di noi? Tetava, si ribatte da. Che non ha rimessa, ma ripartono Williams. Allora, loro giocano pallone lungo come quasi tutte le squadre di questa formazione giocano pallone lungo e pedalare, cosa che noi non facciamo. Ma non so se è una cosa buona, perché non abbiamo i piedi buoni per giocare la palla come stiamo facendo. Tangapiri, Pokura, questa è l'occasione migliore, buttala dentro. Teina di testa. La coppia Pokura-Teina ci ha fatto un botto di gol, un botto di gol. Bravissimi. Questo è lo schema classico che stiamo usando in questa partita, in tutte le partite. Pokura, cross dentro, molto lungo. E Teina che arriva. Certo, lì ci sarebbe stato anche Robertson se fosse inserito. Probabilmente in realtà si porta più a spasso la difesa Robertson, che è anche un buon compito perché è bello grosso. Va bene, intanto l'abbiamo raggiustata. 33esimo e abbiamo riaddrizzato la partita. Williams. Enjoy! Ma di nuovo abbiamo preso gol, porco cane. Su calcio piazzato. Rivediamolo. No, me la fa rivedere dalla sta posizione inutile. TV? Ah, vabbè.
Vabbè. 38esimo. No, sì, fammi vedere magari. Ritorniamo da contropiede. Potevo anche farlo direttamente, non da tattiche. Offensiva, Teina, Robertson. Taringa, Robertson larghissimo, ributta in mezzo, gol! Cioè, l'ha fatto Robertson il gol, Master si è rimbalzata la palla addosso. Gli è rimbalzata la palla addosso, nulla cambiamenti, ma rimaniamo sul contropiede allora, sul 2-2. Voglio rivedere un attimino il tiro. Teina, Robertson. Taringa si allarga, fa un movimento qui d'ala che da punta, Robertson. Una botta allucinante che rimbalza su Masters. Bel Masters, fa un gol assolutamente non meritato. Non meritato. Vabbè, un primo tempo in altalena, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Potrebbe andare decisamente meglio sta partita, visto che loro sono gli ultimi. E noi dovremmo. Persi molti palloni nella zona centrale del campo. Vediamo un attimino. Sono tentato di mettere Morris Masters al posto di Taringa. Stiamo perdendo veramente troppi palloni. Però lui non sa giocare in quel ruolo. Santo cielo, qua un po' meglio. Che faccia un pochettino più da mediano. Perché stiamo perdendo troppi palloni. Se vi impegnate avete ancora la possibilità di vincere. Non gliene è fottuto un cazzo di quello che ho detto. Benissimo così. Stiamo rimanendo su contropiede, ma. Tau. Tamangaro, che cazzo state facendo? Volete fare un autogol bruttissimo? No, calcio d'angolo, calcio di punizione di nuovo. Va bene così. Posso riuscire a pronunciare, calcio di punizione invece che calcio d'angolo. Matangi, Teiva, sono i partiti decisamente meglio loro! Ancora! Questi palloni che entrano in area che possono colpire. Loro sono molto veloci, devo dire, del controllo e colpire, cosa che noi non siamo, manovriamo molto di più. Però, tre api, Savage. Raerongo, Tereapi, bravissimo, un pelino troppo lungo ma di nuovo ci avevano infilato, di nuovo ci avevano infilato. Tamangaro, Masters, sposta sto pallone Masters, Pokura dai che avanza, buttala in mezzo, Teina ma è troppo controllato questo giro. Tangapiri, Masters al volo, gol, ed è uscito il gol miracolo di Masters da fuori area. Questa è esattamente l'azione che non dobbiamo fare. Questo cross, quando è pieno di difensori, non serve a nulla. Però Morris Masters si è inventato. La sostituzione si è inventata il miracolo. Beh, insomma, sono soddisfazioni quando il giocatore che entra si inventa il miracolo. Dicevo, queste situazioni da cross dalla fascia, per così dire, dal fondo campo, per la palla in mezzo funziona. Meglio quando stiamo giocando, quando siamo in contropiede, ma non lo eravamo, perché loro erano rientrati. Tau, Masters, Morris Masters, Tangapiri, ma porco cane, si chiamano uno Matapo, l'altro Morris, non si capisce un cazzo. Gametua, Masters, Tangapiri, Gametua, Pokura, rovescia dentro per Teina, parata. Ragazzi, proviamo a chiudere questa partita. Questa dobbiamo vincerla a tutti i costi. Hanno fatto più tiri in porta loro di noi. Enjoy ancora su punizione. Questo Enjoy ci sta facendo il culo a fette, ci sta facendo. 60esimo. Raerongo. Tereapi, lunghissimo per un gatto. Minchia, gli abbiamo dato un rigore del cazzo. Era completamente fuori tempo, non ci sarebbe mai arrivato su quel cazzo di pallone. Enjoy, e meno questo sbaglialo. No, gol. 3-3. Che cazzo di partita. Ma come fai a fare un rigore del genere? Io volevo rivedere il rigore, non il rigore. Come gliel'abbiamo dato sto rigore? 3-3. Pensando di fare una sostituzione, butto dentro Lewis. Oh, buttiamo dentro Lewis a questo punto. Centravanti e altre cose non le possiamo fare in realtà. Speriamo si inventi qualcosa. Robertson non ha giocato male, però ci vanno forze fresche. Enjoy, ancora pallone dentro. Sta facendo quello che vuole. Noi facciamo diventare gli attaccanti avversari dei fenomeni. Nangamento, ruba sto pallone, bravissimo. Però non restituirglielo così malamente. Spazzare. Proviamo a impostare, se no non rifaremo mai il 4-3.
a Mangaro. Meno male che stiamo giocando in contropiede, prendiamo 8.000 gol. Abbiamo preso pochissimi gol fino adesso. No, ma non è rigore questo, vero? Ah, è fuorigioco. Minchia, no, è rigore! Ma ancora? Ma dov'era il fallo sto giro? Minchia, enjoy! Sì, vabbè, va. 4-3. Ma dov'era il fallo sto giro? Beh, adesso è tutto per tutto, direi, più che difensiva. Dove cazzo stava? Erano distanti 8.000 miglia. Erano distanti 8.000 miglia. Vorrei sapere dove stava il fallo sto giro. Tereapi. Proviamo a recuperare sto pallone. Teina, Tangapiri, Lewis. Prova a scattare, Lewis. Scatta, guarda che dentro si stanno liberando. Crossa solo bene, crossa solo bene. Teina! 4 pari. 4 pari. Minchia, mancano 18 minuti e ce la facciamo. Oh, bravo Lewis, bravo Lewis. Kaitai, i difensori ti hanno aiutato. Ma guardate di qua come stavamo salendo a fare superiorità. Bene. Oddio, 18 minuti. Bravo Tain. Minchia, Enjoy ci ha fatto 4 fottuti gol. 4 fottuti gol. Mi ha fatto diventare un fenomeno. Sto giocatore, Lewis, scatta, Lewis, Lewis. Sarge, insomma. Dai, ragazzi. È una partita folle, ma possiamo vincere questa partita della Madonna. Enjoy, Tamangaro, bravo Tamangaro. Ci prendiamo il quinto gol da Enjoy, veramente, non so più cosa dirgli. Ma che andagli piano collettivo, scivolate, dobbiamo recuperare, a costo di farsi espellere dobbiamo fare questo quinto gol. È vero che Teina ci serve poi per giocare, però. Lewis, dentro per Marsters che non ci arriva. Sargentson, proviamo a recuperarla prima che rientrino loro, bravissimo Kervin. Un po' di batti e ribatti, 77esimo, 12 minuti e 10 secondi, Lewis, Lewis, ancora Lewis, ancora Lewis, ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! Torniamo in contropiede, ed è gol, 5-4, ma che partita sta venendo fuori! Che partita sta venendo fuori! Oddio, per carità, fa per i gol segnati, però, 5-4, porco cane, che partita! Doppietta di Lewis, no, gol di Lewis dopo aver fatto l'assist, che non ti tolgo più, non ti tolgo più, lo giuro, non ti tolgo più. Ti rimetto dentro. A parte che lui fa sti gol li fa quando subentra, non quando gioca dall'inizio. Nagamento è esausto, è un terzino, non ho terzini, Nagamento, devi giocare, mi spiace, mi sembra di non avere assolutamente terzini. Moritz Master, Teina, 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 Lewis ma non scatta, Lewis non scatta, Savage, Matangi, Matangi. Marama, Enjoy da solo! Ma porca trota! Ma non si può prendere il quinto gol dallo stesso fottuto giocatore! 5 gol presi dallo stesso fottuto giocatore! Tereapi, rimettiamo un tutto per tutto, tanto a sto punto. Masters, lunghissimo per Lewis, che non c'è da solo però con due difensori. Tereapi, per Enjoy che sta facendo la partita della vita! Tereapi al volo, niente. 89esimo, abbiamo 4 minuti. 5, 6 minuti di possibilità di recuperare. Dai, ancora 5 minuti e mezzo per far sto sesto fottuto gol. Marama al volo, niente. Basta che non ce lo facciano loro sto sesto gol. No, dai, ragazzi. Tau, Teina, Masters, inventiamoci qualcosa dal cappello. Lewis, Lewis, loro si sono chiusi in difesa, giustamente. Pokura, Pokura, cross in mezzo, la ribatte. Nagamento prova a riprendere, ma non ha più fiato Nagamento. A Kervin, Pokura, Masters. Masters dentro per Lewis, minchia, l'ho visto scattare. Invece scatta lui, scatta lui. Porco cane, meno male, fuori. Fuori. 2 minuti, 2 minuti ancora, 1 minuto e mezzo. Per l'ultima chance, l'ultimo assalto. 20, 15 secondi, mi sa che questa è l'ultima azione. Masters, Tangapiri, fallo, non ci dai il fallo. Marama, l'ultima azione allora è loro. Proviamo a recuperarla. Tau, portiere ribatte ed è finita così. È finita così. 5 pari. Non è una partita 5 pari, è una dannazione. Ah, non siamo stati abbastanza bravi. Queste gare si devono vincere. Peter Tena si è demotivato. Porco cane. 5 pari. 5 pari. E così ci siamo giocati veramente il bonus che ci eravamo presi.
5 pari non è un risultato, non è un risultato. Abbiamo difeso bene, eh? Abbiamo difeso bene. Siamo stati dominati, 5 gol abbiamo preso, la nostra difesa non mi ha entusiasmato. Ah, giusto fare un gol prima dell'intervallo. È un bel momento per Matapo. Robertao, abbiamo una... Continuiamo, va. Tanto non abbiamo altri difensori, purtroppo, quindi non è che si possa fare diversamente. Ah, 5 pari. Ma che cazzo di risultato è 5 pari? 22 gol in campionato. Ma non serve a niente, perché adesso il Matavera, calendario del Matavera, deve giocare ancora con la Lazio e giocherà il 19 novembre, quindi dopo che ne avremo giocato, credo. Bah. Adesso c'è di nuovo una pausa nazionale. Vediamo un po'. Peter Teina, tra l'altro, esordisce con le Isole Cook. Pieri Matapo torna a giocare, ma purtroppo non credo rientrerà in forma per... Oddio, mancano ancora un bel po' di giornate, invece. Bah, potremo vedere. Ci sono intanto le qualificazioni per il Mondiale. Vediamo un attimino. Mondo, voglio vedere l'Europa, in realtà. Cosa sta facendo l'Italia? Se non sbaglio aveva perso, doveva giocare contro la Serbia, se non sbaglio, per le qualificazioni FIFA World Cup. Ah, così, aspetta un attimo. Allora facciamo così, Italia, vediamo un po' le partite. No, Italia. Guarda il calendario, hanno perso la prima in Serbia e devono giocarsi il 14, cioè tra 3 giorni. Il ritorno, vediamo un pochettino come andrà. Se l'Italia sarà fuori dai mondiali anche questa, anche nel gioco, oltre che nella realtà. Rientra Pieri Matapo, una cosa buona, per carità, però. Dai, dai, Italia. Vediamo se almeno l'Italia riesce a qualificarsi. Questa è tutta gente che viene contattata. Portogallo, Ucraina 2-0, Slovacchia, Albania 2-0, non mi fai vedere però l'Italia. Vediamo un pochettino. Italia. No, fammi vedere magari in Europa. Dove è finita l'Italia? Vediamo un po' cosa sono riusciti a fare. A vincere 2-0 e si sono qualificati. Si sono qualificati. Direi di sì. Perché al FIFA World Cup. Non ci sono ancora le partite, le quadre, ma l'Italia direi che si è qualificata. Vediamo se riusciamo a far noi qualcosa. Eccolo qua, infatti l'Italia si è qualificata. Tra l'altro stiamo continuando ad assumere, e lo faccio vedere dalla posta in arrivo, osservatori, fisioterapisti. Forse finalmente stiamo diventando un club vero. Un club vero, guardate quanti ne abbiamo assunti. Intanto, mentre ci avviciniamo... Pieri Matapo che poteva rientrare non rientrerà perché si è fatto male durante la partita dei nazionali. Porco cane, porco cane. Non te Pieri Matapo, te Kiki Piri. Non rientrerà perché si è fatto male durante la partita della nazionale. Avazio Matavera e domani. Dobbiamo vincere e sperare che succeda il miracolo perché credo che possa solo un miracolo possa farci... Recuperare quel maledetto. Abbiamo regalato la vittoria. Abbiamo regalato la vittoria. Mettere dente Reu. Ma no, lasciamo Ben Masters, va. È stata veramente un'idea del cazzo farlo giocare. Lasciamo Ben Masters. Dai, stiamo andando bene. Continuiamo così. Vediamo di vincerla. È una cosa buona che manchi un giocatore di cui non so nulla. E cercheremo di attaccare. Battiamo il Nicao, almeno vediamo di giocarcela fino alla fine sto campionato. Masters, Tau, Masters, Takinga, Tangapiri, Pagamentua, Jamison, pallone lunghissimo. Teva, Masters, Steina, Robertson, Robertson porta avanti la palla. Ho lasciato Robertson e non Lewis, perché ho deciso che Lewis va bene da farlo entrare la partita in corso. Questa è il mio pensiero, anche perché Robertson sta un pochettino entrando in ritmo partita, quindi tecnicamente è molto più forte, Robertson di
di Lewis. Okura, minchia che scivolata che ci ha fatto. Che è Walter Samuel, il muro. Si chiama Samuel. Kervin. Quindi Caos, se non sbaglio, ci avevamo pareggiato all'andata. Comunque avevamo trovato lungo, se non sbaglio. Teina. Teina. Pallone dentro per Robben, che la spedisce alle stelle. Ma però c'era. C'era giusto, era nel posto dove doveva stare. Si nota, che sono un po' favorevole a Robertson. Forse dovrei esserlo un pelino meno. Se però ripenso a cosa abbiamo buttato via con quel 5 pari di prima, veramente mi gira le palle. Mi girano tantissimo le palle. Tangapiri. Speakerman libera. Cooters. Possono ripartire. Ngametua. Ngametua. Inga, che scivolata brutta che abbiamo fatto. Che è fratello, peraltro, del nostro Ngametua, vero? Infatti, uno R Gametua, l'altro D Gametua. Probabilmente hanno la casa sul confine del quartiere, quindi uno gioca con noi e l'altro gioca con il Nicao. Kervin, ripartiamo velocissimi! Ripartiamo velocissimi! Kervin, bravissimo! Dai, 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 dai! Pallone dentro per Taringa. Guardate Robertson che si è mosso bene. Teina, Teina, Teina! Si è addormentato nel controllo. Si è addormentato nel controllo. Tangapiri. Pallone dentro, Marsters e Tain ancora al volo, ma questa volta fuori. Stiamo creando occasioni, adesso. Per quanto loro abbiano più tiri, noi abbiamo più tiri in porta. No, noi abbiamo più tiri in porta. Stiamo creando decisamente anche più occasioni. 28esimo, 27esimo, Cooters al volo, niente, da lontanissimo. Insomma, credo che loro. Il tuo papà Marenga sta battendo il Tucavaine, cosa che abbiamo dovuto fare anche noi. Non perder, non pareggiarci. Marsters, Vanelu, Cutters, Cutters. Madonna che palo che hanno preso. Okura. E questa vale come due nostre occasioni, c'è poco da fare. Spikerman. Papà Marenga sta facendo a pezzi il Tucavaine. Solo noi ci abbiamo patito, santo cielo. Solo noi ci abbiamo patito contro il Tucavaine. Tanto che riuscissimo a sbloccarla non sarebbe male. 3-0, la festa del gol praticamente ormai. La festa del gol. Va bene. Va bene niente in realtà. Sono ben lungi dall'essere ferite. Dovete giocare un pelino meglio. Adesso tra poco tanto ti tolgo, Robertson. Puoi anche essere stressato, ma tra poco salti e viene Lewis al tuo posto. Vai, va via. Kervin, non facciamo sti fari del cazzo. Lewis, vai. Conferma sostituzione e si riparte. Un tiro in porta non si può vedere. Un solo tiro in porta. In tutta la partita. Passiamo a tutto per tutto. Qua ragazzi dobbiamo vincere, altrimenti veramente anche dovesse succedere il miracolo nell'ultima partita del Matavera, non ne facciamo niente. James Kervin, prima ammonizione di stagione. Vabbè. L'hai sprecata nel momento buono se li hai fermati, evitare di farci fare il gol. Però mi servirebbe che giocassi fino a fine partita. Martyrs, Taringa, Tangapiri. Teina! Teina Lewis! Porco cane! Da lì ci voleva. Bisognava piazzarla, bisognava avere una finalizzazione veramente buona per piazzarla lì. Marsters, oh, rigore! No, mio Dio, mi sono dimenticato di cambiare i rigoristi. Che abbiamo ancora Tau rigorista. Perché ho Tau rigorista? Me lo sono dimenticato. Vabbè, sto giro l'ha segnato. Con 4 di rigori. 4 di rigori. Va bene, va bene. Passiamo a contropiede, va. Tutto per tutto mi sembra sempre un po' esagerato. Va bene. Importante averla vinta. Piri, Samuel, Wills, Tau, Morris, Teina, Lewis. Lewis, porta sta palla. Tangapiri, Marsters, Okura. Che sei lungo. Va via, va via, va via, va via fuori. Bene così. Bene così. Tamangaro. Pallone lunghissimo. Kaukura. Dentro per Kervin. Kervin. Aungpini. Cutters, Cutters! Rischissimo.
Rischissimo. Intanto il TT Turareca lì, come cazzo si chiama, quello che abbiamo pareggiato la volta scorsa, fa il 3-1. Vediamo se anche loro li porta sul 3-3. E poi 5-5, perché sono belle fare 10 gol a partita. Taringa, Marsters, ribattuto, Piri. Facciamo mangiare sempre in velocità. Taringa, Marsters per Lewis che non c'è. Il pallone era sballatissimo. 64esimo. Dai. Dai, ragazzi. Potremmo anche provarci questa partita, eh? No, eh? Perfetto. 68esimo, 69esimo. Su. Kervin. No, la punizione l'ha tirata bene rispetto al solito. Peter Porcura sta facendo segno che è esausto e vuole sostituzione. 81esimo. Non me la sento di sostituirli perché comunque ripartono. Cioè, non c'è un'ala in realtà di sostituzione. Aupieri, Speakerman. Potrei cambiare un po' la tattica in realtà. Passare a qualcosa di più difensivo. Noi abbiamo Sipo Cura che è veramente 4-1 intanto. Aspettate, annulla. Vediamo un calcio d'angolo. Tanga Piri va a recuperare sto pallone. Taringa, Tanga Piri. Taringa, Kervin. Marsters. Ngamentua, bravissimo. Bravissimo così. Marsters, Taringa. Dentro per Lewis che non ci arriva. Abbiamo ancora 4 minuti di passione per tenere sta vittoria. Che è l'ultima cosa che ci tiene agganciati al treno vittoria. Va via, va via che va via. Va via che va via. Matamangaro gli chiude la porta. Così. Dai, non voglio più vedere azioni. Non voglio più vedere azioni. 89esimo. Aspettiamo un pochettino il ritmo. Buttiamo dentro Nicoro al posto di Pokora. E lo spostiamo a centrocampo. Via. Conferma. Centrocampista in più da quel lato. Lo portiamo un po' indietro. Va bene. Tanto non dobbiamo più segnare. 3 minuti. 3 minuti di recupero. Rou. Nils da lontanissimo fuori. 2 minuti. Finita. Rimanda. Rilancia. Ed è finita. Oh, Dio. Va bene. Spogliatoio. Bel lavoro, ragazzi. Abbiamo fatto quanto era doveroso fare. Bravi così. Esci dalla partita. Ok. Siamo 2 punti sotto il Matavera, il che vuol dire che se il Matavera vince la prossima partita, ragazzi, è finita. Se il Matavera invece la pareggia, ed è sarà difficile perché gioca con la Lazio che ha 7 punti, porco cane. Se il Matavera la prossima la pareggia, allora ce la possiamo giocare. Ce la possiamo giocare, ce la possiamo giocare. E non sarà facile perché l'ultimo la giochiamo contro il Poikura che è quarto. Siamo comunque sicuri del secondo posto e questo è già un grande risultato. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, lo sto dicendo sotto tutti i video. Purtroppo sono cambiate le regole della partnership di YouTube. Chiede che ci siano molte ore visualizzate e quelle il nostro canale, il canale mio di Jalinar ce l'ha ampiamente, chiede 4.000 ore all'anno, noi siamo oltre le 8.800 ore. Chiede però che ci siano anche 1.000 iscritti per mantenere la partnership. Perché la partnership? Perché da una parte qualche soldino lo raccogliamo, serve per il mantenimento del forum su cui facciamo le traduzioni. Non riusciamo a mantenere a pagare tutto l'anno il forum, ma quasi metà quest'anno, che era il primo anno di esistenza del canale, siamo riusciti a raccogliere abbastanza per mantenere quasi metà del costo del forum, che in questo momento peraltro è mantenuto dagli utenti, ma se un giorno dovesse riuscire a diventare autosufficiente non sarebbe una brutta cosa. Ma soprattutto perché rende a me e Jalinar molto più facile pubblicare i video in tempo grazie alla programmazione. Se riuscite a spammare un pochettino questo video e riusciamo ad aumentare un pochettino gli iscritti, ne gioveremo noi, ne gioverà il forum, ne gioveranno le traduzioni e magari ne gioverete anche voi che vedrete i video che escono al momento in cui devono uscire. Grazie mille per tutti, ci vediamo tra 2 giorni con l'ultima partita e incrociamo le dita, che è il Matavero con la Vatio. Non faccia punteggio pieno. Alla prossima, ciao ciao.